È una lettura molto plausibile anche a fronte di quelle che sono state recentemente i cambiamenti di outlook nei confronti del nostro paese da parte delle agenzie di rating internazionali. Quello che sta accadendo sul piano politico con la litigiosità addirittura all'interno di esponenti politici all'interno della stessa parte, fazione politica, fa capire che siamo innanzi anche a un probabile cambio di governance all'interno del PDL, in cui sembra ci siano la volontà da parte di Berlusconi di non ricandidarsi nel 2013 e a fronte di questo il desiderio, se non altro la mission che si sta mettendo il partito di scalzare un personaggio che adesso sta diventando scomodo come Tremonti, probabilmente è l'unico soggetto che dal punto di vista tecnico in questo momento qua potrebbe dare maggiori garanzie e serenità agli investitori istituzionali e agli osservatori sul piano politico del nostro paese. Quindi quello che sta accadendo dovrebbe essere inquadrato all'interno di questo contesto di lettura. Questo tipo di manovre l'abbiamo visto anche in passato, anche la sinistra non è che si è fatta molto portavoce di cambiamenti radicali, soprattutto nei costi della rappresentanza popolare e la gestione della cosa pubblica. Letta da un altro punto di vista potrebbe essere il tentativo di spostare in avanti una scelta dal punto di vista dell'elettorato molto impopolare, che è quella di andare a aumentare la pressione fiscale attraverso operazioni che purtroppo sembrano essere sempre più necessarie. Consideriamo quello che è stato recentemente proposto e poi anche per fortuna abbandonato in merito alla tassazione sui depositi e le giacenze dei conti correnti bancari italiani. In questi temi adesso si sta tentando di individuare quelli che possono essere dei serbatoi da cui attingere in termini di fiscalità straordinaria per tamponare quelle che stanno diventando esigenze di cassa sempre più per il paese, sempre più inderogabili. La crisi cosiddetta dei PIGS ha fatto saltare i paesi originariamente più deboli, la Grecia e il Portogallo, adesso cominciano ad emergere le preoccupazioni anche per Spagna ed Italia. Quindi quello che abbiamo visto, a mio modo di vedere, non solo come attraverso il mio pensiero, ma anche in conseguenza di altri analisti osservatori indipendenti, è che forse da qui a 2 anni quello che è emerso e ha colpito la Grecia lo dovremmo percepire, lo dovremmo vedere anche per quanto concerne l'Italia e la Spagna. Questa non è una crisi, è un mutamento epocale, una fase di emergenza storica che sta colpendo quasi tutta l'Europa e i paesi occidentali a fronte dell'emersione in Oriente di un'altra area che è destinata a diventare la locomotiva del pianeta dal punto di vista economico, anche considerando il gradiente demografico. L'Italia che se ce la farà, dobbiamo chiederci se ce la farà a rimanere all'interno dell'Unione Europea, anche se ad oggi uno dei principali sponsor di questa appartenenza è proprio la Germania, che non desidera trovarsi l'Italia come principale concorrente, competitor nel momento in cui dovesse uscire dall'area di consolidamento dell'euro. Quello che è una certezza sono i moniti che ormai sono arrivati in più battute anche da non solo testate giornalistiche internazionali prestigiose, ma soprattutto da voci di interlocutori accademici, mi riferisco ad ex premi Nobel e a
economisti di rilievo internazionale che hanno in più occasioni fatto notare come ormai per l'euro e l'Europa la disfatta è vicina, nel senso che non è più pensabile continuare a mantenere e obbligare a stare insieme oltre quasi 20 economie che fra di loro in comune non hanno proprio niente. Questa a distanza di oltre 10 anni è la lettura che si fa sull'euro e su quello che sta emergendo con la crisi dei PIGS, la manovra che è stata portata avanti ieri da Trichet con l'ulteriore ritocco ai tassi di interesse fa capire quello che sta accadendo, cioè qui abbiamo una politica monetaria che è completamente disgiunta, centralizzata, con una testa a sé stante in cui il corpo è lasciato allo sbando, è lasciato andare per la propria strada. Al momento attuale, in Europa, in particolar modo nei paesi periferici, quelli dell'area mediterranea, c'è la necessità di poter ripristinare una propria politica monetaria nazionale indipendente per spingere quelle che sono le istanze, le necessità delle singole economie. Cioè, la cosiddetta crisi dei PIGS fa proprio percepire questo, quanto al momento attuale vi siano delle problematiche strutturali dal punto di vista macroeconomico, di crescita e di stabilità dei conti pubblici che sono profondamente diverse tra l'Europa cosiddetta del nord, quella virtuosa, e l'Europa del sud, mediterranea o periferica. Ritengo che a breve l'Italia ancora delle credenziali da spendere rispetto agli altri paesi, presupponendo, facendo presente il quantitativo di denaro sotto forma di risparmi accantonati dalla popolazione italiana, che sono oltre 8 trilioni di euro suddivisi tra patrimonio immobiliare e mobiliare, che rappresentano una strepitosa base imponibile per una tassazione, una tantum, per una super patrimoniale, per un prelievo coatto, cioè, sostanzialmente esiste per l'Italia ancora una exit strategy che è quella di purgare, colpire improvvisamente i contribuenti per drenare risorse, queste risorse mettere a disposizione la copertura di deficit che ormai sembrano inderogabili.